cari amici vicini e lontani, buongiorno e buonanotte. Vi abbiamo fatto vedere prima il volo del colibrì. Il colibrì è un drone, anzi mi auguro che sia venuta bene la ripresa, perché non era obiettivamente facile, perché è difficile riprendere un drone che vola per aria. In ogni caso, a che cosa è servito questo nostro filmato? È servito semplicemente per far capire che oggi ci troviamo in una situazione per cui a lor signori non ne andrà più molto bene, perché sia nel campo della ricerca innovativa bellica la ricaduta è immediata, come prodotti di utilizzazione civile, sia nel campo dell'informazione non possono fare più niente, perché l'informazione alternativa, ancorché seguita da una minoranza di popolazioni, ma di elite culturale, esattamente, però, in tutto il mondo, è ormai tale per cui, e noi abbiamo avuto le prove nei nostri video, le persone, a fronte di un avvenimento molto drammatico, ad esempio come quello che c'è stato l'altro giorno, quello di Parigi, parlo di avvenimento perché non si sa nulla di quello che è avvenuto, è tutta una montatura, e potrebbe darsi che non ci sia stato nessun morto. Io penso che i morti ci siano stati, ma il signor Charlie, il signor banchiere sicuramente l'hanno fatto. Ecco, fuori, il banchiere più. Che quello era l'obiettivo. Esattamente, l'obiettivo il banchiere nascosto, ma e l'economista che ha denunciato, ha detto quello che fanno Bernard. Sì, hanno fatto Morin, un nome così. Sì, Morin, Bernard. Morin, eccetera. Un vero francese, un nome veramente francese. Ha denunciato e lui sicuramente è morto. Allora, detto questo, vediamo cosa ne dicono i preti. I preti scrivono così. È stato un attacco alla libertà. Quindi loro ovviamente dicono quello che pensano e quello che vogliono. Ma Pietro l'Eremita non è che è uscito a caso, no? No, era un rovito. Hai capito? Diglielo. Di Pietro l'Eremita c'era una famosa battuta, dice eravi un romito in Poggi Ponzi che non cagava ma sputava stronzi. Allora, e adesso veniamo a noi. Allora, ci abbiamo due cosette da dire. La prima, ed è veramente molto interessante, in questo libro, non a caso intitolato I difensori della libertà, quelli veri però. Sì, quelli veri. Edito da Mondadori nel 1947. La cosa strabiliante, cari amici, ve lo devo dire, perché è un libro che giaceva nella mia biblioteca da una ventina d'anni e io non l'avevo praticamente preso in considerazione fino adesso. Allora, quando è arrivata necessaria la presa di coscienza sulla davvero presenza di libertà democratica in Italia? Esattamente. Allora, questo autore, James Burnham, è stato professore all'Università di New York fino al 1953 e poi è morto nel Connecticut nel 1987. Questo libro è stato intitolato dall'autore I Machiavellians, cioè i machiavellisti, i machiavelliani. E di che cosa parla? Parla della cultura sociologica italiana, a partire da Dante attraverso Machiavelli e arrivando ai tre grandi sociologi italiani di fine 800, inizio 900, che sono Vilfredo Pareto, Giovanni Mosca e Michels. Allora, che cosa hanno sostenuto questi grandi scrittori realistici? Anche pensatori. Grandi pensatori, Vilfredo Pareto è stato un grande, viene sistematicamente assieme ad esempio Carlo Spinto. Annichilito. Occultato. Questo, no, il contrario. Ah. La gente ha incominciato a capire. Ma è lo stato fino a poco tempo fa. Sì, è stato fino a poco tempo fa non se ne è parlato. Esatto. Se qualcuno me lo chiede, gli farò vedere tutti i libri che ne sono usciti proprio di recente, ma testi enormi che dimostrano come l'interesse che gli intellettuali autentici
quelli seri. Vanno a ripescare nell'opera di questi grandi. Ma anche Carl Smith, perché Carl Smith ti dice esattamente le cose come stanno. Allora, siccome noi stiamo parlando adesso di una denuncia che abbiamo fatto verso i personaggi che fanno parte dell'establishment in termini pieni, che si sono arrogati il diritto di presentarsi come benefattori, manco fossero preti, perché che i preti siano dei falsi benefattori lo sappiamo da 2000 anni, sono 2000 anni che si prendono per i coglioni, prendono gli altri. Cioè, una piccola diciamo postilla, sì. No? Ma ho letto sulla tua posta di stamattina che tu sì. avevi cercato l'adesione a quel gruppo che voleva fare la controinformazione, sì. Ho detto no, tu sei fascista, non lo fai. Non hai cambiato un cazzo! Niente. No, ma poi quelli sono. Mi è giunta notizia che sono finanziati niente un po' di meno che da Soros. Dice, siccome tu sei contro croci, contro le checche, dice tu non devi partecipare al nostro convegno. Ma io non ce vengo, perché se venivo infilavo un dito nel culo al primo che mi capitava. Avevo la tentazione. Troppo forte, ho detto venga anch'io, no? Anch'io lo penso così. Anch'io, ho fatto come Garibaldi, obbedisco, io ho detto anch'io. Allora, ancora più succinto. Allora, siccome tu mi hai fatto questa interiezione, ecco, veniamo subito al dunque e facciamo vedere un grande poeta marziale. Sono passati qualche millennio, ma le cose stanno sempre così. Infatti, che cosa dice Marziale? che era uomo vero. Che uomo vero. Era uomo d'onore. Allora, questo è bellissimo. Dopo leggerò Crass te victorum, crass dicis postume, sempre. Cioè, o postumo, tu direi che vincerai sempre, postumo. Allora, domani tu vivrai, postumo, dici, sempre domani. Ma quand'è che viene questo domani, postumo? Dov'è? Quanto lungi si trova? Dove chiederne? Forse fra Armenia e Parti sta celato? Ha già gli anni di Priamo o di Nestore, questo domani, e a quel prezzo si vende. Domani tu vivrai, ma è già sera. Postumo, l'oggi. Solo savio è quello che ieri la sua vita ha consumato. Dai tanto la spiegazione per dire, però. Vabbè, più di così. E dalla un po' meglio. Dici, tu postumo, se rivolge proprio al postumo, che credi di avere sempre ragione. Non ce l'hai per niente, perché le cose saranno sempre così. E leggiamo quest'altro. Bisogna traslare in un domani idealizzato. Oltretutto, no? Saranno ecco. Sempre così, tanto vero che lui dice, siccome era un pessimista, dice, gli va bene quelli che sono già morti, ma non è la nostra posizione. Proseguo con un'altra poesia che si intona molto con certi nostri amici, che fanno i ribelli. Allora, e Zenone e Democrito e Platone, mai consultati, porti in argomento con contorno di busti barbutissimi, che non sono che buffa, quasi fosse erede e successore di Pitagora. E certo ostenti pure questi, ci rifacciamo a questi pseudo intellettualoni che scrivono su Repubblica, che scrivono su questi periodici. Zenone era uno tosto, uno che passava la storia per molti anni. Sì, ma questo si rivolge a una persona che porta come esempio Zenone Democrito, Platone e quant'altro. Certo. Dice tu ti atteggi a essere erede di Pitagora, capito? Tu. E chi? E certo ostenti pure tu, ammirabile, una barba, e non è la mia, ma ad onta di coloro che dei peli si gloriano, nel molle culo, con gioia accogli ciò che è rigido. Allora, il qualsiasi riferimento ai nostri soliti puramente amici casuale. È assolutamente, ma del tutto casuale. E era un po' triviale, Marziale. Ma dice le cose come stanno, sì. Dice ti atteggia grande intellettuale, però ti piace ben prenderlo in culo, e qualsiasi riferimento ai nostri intellettuali, come dicevamo prima, del tutto casuale. Pannico, tu sei colto nella storia della filosofia. Sapresti dirmi prenderlo in culo a che scuola appartiene? A che scuola filosofica? Intendi? Certamente, anche religiosa. Più di così, insomma, che cosa gli dobbiamo dire? E adesso leggiamo
Oh, tra parentesi, cinico al massimo proprio, uno stoico, eh? Beh, questo marziano, uno stoico puro. Sì, vabbè, ma che gli doveva dire? Vedi, allora, lo dovremmo, ma lo diciamo noi a certi nostri intellettuali. Quali intellettuali? Tu, da sempre li abbiamo. Pseudo intellettuali. Vabbè, ma comunque, lo diciamo sempre. Teorici del nulla. Allora, la frase messa qui all'inizio è molto interessante. Terzo pescatore. Padrone, sono stupito come i pesci possano vivere nel mare. Primo pescatore, perché fanno come gli uomini sulla terra, i grandi divorano i piccoli. Questo è Pericle nell'opera intitolata Il principe di Tiro. E veniamo all'analisi, diciamo ovviamente che il realismo di questi autori, che sono appunto eredi diretti del Machiavelli, perché il bello dell'Italia è che esiste a scanso delle baggianate, ma delle baggianate che raccontano sti idioti, i vigliacchi e i coraggiosi. Sì, una analisi dettagliata della realtà sociale, da sempre, fin da tempi di Dante. Questo libro parte da Dante, un'analisi accuratissima del pensiero politico di Dante. E allora la cosa che voglio leggere sono tre o quattro frasi. Questo è tratto dal capitolo Caratteristiche del momento attuale. Una obiettiva scienza di politica e di sociologia. Quindi parliamo del 1290 circa, 1300. No, io non sto parlando di Dante. Ah! È una considerazione. Ah, no, perché parlavi di Dante in quegli anni. Prende, ad esempio, tutti i grandi intellettuali in termini di politica. Parte dalla concezione politica di Dante, elaborata soprattutto nel De Monarchia, e poi va avanti fino ad arrivare a Parenti. Un'obiettiva scienza politica, questa è la considerazione dell'autore, certo, professore americano, sì. Professore Barba. Un'obiettiva scienza di politica e di sociologia, paragonabile nei suoi metodi alle altre scienze empiriche, è possibile. Oh, lui dice che è possibile, capito? Quindi siamo nel 47, la sociologia sta appena iniziando i suoi passi. Tale scienza descriverà e collegherà notevoli fatti sociali e, sulle basi dei fatti del passato, Levi-Strauss e tutti gli altri antropologi sono del 1930-1940, e sulle basi dei fatti del passato esporrà ipotesi più o meno probabili sul futuro. Tale scienza sarà neutrale rispettando qualunque pratico scopo politico, cioè, come ogni altra scienza, le sue dichiarazioni saranno provate da fatti accessibili a qualunque osservatore, ricco o povero, dirigente o governato, lungimirante, eh? E di nessun modo dipenderanno dall'approvazione di qualche particolare scopo ideale politico ed etico. Lungimirante? Allora, lungimirante sì, perché ha capito che però, cosa che abbiamo anche capito noi, che per liberarsi delle pastoie, non solo del condizionamento politico, ma anche del condizionamento ideologico, bisogna appoggiarsi molto sia sulla sociologia che sia anche sulla archeologia politica. Perché se non l'antropologia politica, l'antropologia è fuori discussione, ma anche l'archeologia. Infatti lei Damagli non a caso è una delle nostre luminarie. Esattamente. Perché è da una vita intera, sono 70 anni e passa, che studia scienza della filosofia, scienza della politica, scienza antropologica, del divenire dei costumi, leggiamo della morale. Un altro piccolo periodo sempre relativo al problema della persistenza delle classi dirigenti. È il caso particolare perché noi abbiamo la riprova che anche in questa denuncia questi sopraffattori, questi turbatori delle mentalità vanno spendendo quantità enormi di soldi per farsi una pubblicità in diretta con la scusa di andare a chiedere i soldi per i poveri bambini negri, che non gli daranno
a cui non li arriveranno mai. Facciamo un esempio. No, ma basta dire che i dipendenti della FAO si beccano in missione dai 7.000 ai 15.000 euro al mese, anche 20.000. Ragazzi, fate domanda alla FAO. Più rimborsi spese a piedi lista. Sì. E quando il massimo della gestione del costo della FAO appunto ai loro monumenti e non ai bambini o alle popolazioni affamate. Oppure agli studi che si fanno per garantire l'alimentazione, la ricerca e l'alimentazione. Voglio ricordarvi, tanto per fare un esempio, per dire che le classi dirigenti sono sempre le stesse, che l'8 per 1000 che i preti ci rubano nel vero senso della parola, che il 90% delle persone non sa nemmeno che cos'è. No, quando fa la denuncia, la gente non sa che quando fa la donazione allo Stato, l'80% di quelle donazioni fatte allo Stato e non alla Chiesa vanno comunque alla Chiesa per riparare le chiese, gli immobili, delle scovati e tutti i casi del genere. Il mantenimento dei preti. Certo. Il quasi totalità dell'8 per 1000 va nelle spese che la Chiesa fa di pubblicità. Quindi se loro spendono questa cifra nella pubblicità, significa che loro non hanno bisogno di questi soldi, ma questi soldi servono a loro solo per autopromuoversi come brave persone, come individui, no, per fare il che aiutano. Per fare il bocest, sì. Per dare l'immagine di buonismo alla gente. Esattamente. Cioè per prendere per i coglioni l'umanità di stronzi ai quali noi diciamo: volete dare i soldi ai preti, ma dategli tutto, perché grazie a voi da me, ma non me le portate. Ah no, una cosa importante è che i lasciti in vita e i lasciti in morte della gente, circa un quarto va alla Chiesa, alla Chiesa cattolica, cioè tutte le eredità in Italia da decenni, un quarto va alla Chiesa. È una cosa scena. Alla Chiesa, cioè ai papi, ai cardinali, ai vescovi, alla Crescenzo Sepe, alle manifestazioni per San Gennaro. Bisognerebbe analizzare È stato condannato in memoria. È stato condannato in primo grado, quello che passa per essere il grande cardinale, vescovo, non so che cosa, ha fatto un'orazione di Napoli per il super macio che è morto. No, aspetta. In strane condizioni. È stato condannato una ventina d'anni fa per abusivo esercizio dell'esercizio bancario, esercizio abusivo di bancheraggio. Il credito. Un noto usuraio. Strozzino usuraio. Capito? Come non gli bastassero i tesori che lui dice di custodire, i tesori di San Gennaro. Dai, di quello che ti stavi dicendo, che tanto è rotto lui. No, sarebbe interessante analizzare l'orazione funebre che ha fatto per Rino Gaetano. Per il supermaccio. Si chiama? Renato De Petis. No. A Napoli. Ah, Rino Gaetano. Pino Daniele. Lo sapete che Pino Daniele sembra che sia morto mentre compiva un atto eroico. Ormai l'hanno capito tutti. E giustamente, aveva due figli. Viva Pino Daniele! Due mogli, quattro figli e due mogli. No, un amante ufficiale e una non ufficiale. Bellissimo. E parlano male degli islamici. Va bene così. A me poi ha fatto la morte migliore, no? Ecco, allora. Più meglio dei codici sul posto del lavoro. Tra una canzone e una scopata è il meglio della vita, cioè, poi arrivano pure i disordini. E giustamente De Crescenzio, quello che noi chiamiamo De Crescenzio, era un po' invidioso, ovviamente. Allora, la legge di ferro dell'oligarchia, qui siamo nel pieno del pensiero esposto da Vilfredo Pareto, che ricordiamocelo fu anche maestro di Mussolini, che Mussolini andava alle sue, quando era in Svizzera, andava alle sue lezioni all'università, mi pare di Basilea, non so dove insegnava, di Zurigo, in Basilea. Allora, ed è molto importante perché spiega come queste persone debordano sempre, no? Che adesso vogliono fare, sono sempre gli stessi usurai,
gestiscono il potere laddove una volta erano armigeri, una volta quando l'usura non era la sostanza del potere, andavano in giro con le spade oppure con lo spensorio, ma insomma, gli armigeri, con l'altro. Gli anzichenecchi, capitani di ventura, capitani di sventura, i nostri sono tutti capitani di sventura, ma insomma. No, perché oltretutto sono pure incapaci. Oltretutto, oltre ad essere arrivisti, opportunisti, doppiogiochisti, cioè sono pure incapaci. Assolutamente. Per cui gli danno in mano un bel malloppo e loro nel giro di qualche tempo lo dissolvono. Lo spirito non si sapeva nemmeno un po'. Allora, la legge di ferro dell'oligarchia. Le tendenze autocratiche dell'organizzazione non sono naturalmente sfuggite all'osservazione di quei preponenti della democrazia che sono stati sia ostinati sia sinceri. Nel riconoscerle sono state proposte molte misure per cercare di ostacolare queste tendenze e per difendere la democrazia, tra virgolette. Michels discute i risultati ottenuti da quattro tra le principali misure: il referendum, la rinuncia, il sindacalismo e l'anarchia. Il progetto del referendum è stato provato sia in alcuni paesi, Svizzera, alcuni stati del Nord America, sia in parecchie organizzazioni minori. Qui si sta analizzando e ci fermeremo per il momento, poi se gli amici ci chiederanno altre informazioni gliele diamo, ma è già interessante l'analisi che già è stata fatta a suo tempo, cioè già un secolo fa, sulla falsità intrinseca del referendum, che se ne parla tanto, facciamo il referendum, facciamo il referendum. In teoria esso serve per deferire decisioni di condotta politica a tutti gli iscritti del gruppo, e questo per agire concordemente con stretti principi democratici. In pratica troviamo che non funziona. Abitualmente solo una piccola percentuale di iscritti partecipa al referendum, e già questo è il primo condizionamento. È facile per i dirigenti porre la questione referendum in modo tale da assicurarsi l'esito che desidera. Già fin dall'inizio. Che desidera. Il referendum presta alla critica gli stessi lati che le presta qualsiasi altra forma di reggimento popolare diretto, e questa è la nostra esperienza che abbiamo fatto, che comunque sapevamo che finiva così, di democrazia diretta. La democrazia diretta è assolutamente era un esperimento che abbiamo tentato, ma sapevamo fin dall'inizio, se non è mai stata applicata in 3.000 e passa anni di civiltà, ma è fatto. Ci sarà un motivo. Ma è naturale. No, coloro che la propongono sono dei maestratori. Esatto, innanzitutto bene. La mancanza. No, ma sono diciamo più o meno intenzionalmente condizionati dal regime. Esattamente. Innanzitutto la mancanza di competenza delle masse, in secondo luogo la mancanza di tempo materiale. Analisi perfetta. Dice bene il Bernstein che se anche solo le più importanti fra le varie funzioni amministrative e politiche dovessero sottostare al voto popolare, il felice cittadino dell'avvenire troverebbe ogni domenica sul suo scrittoio una copia tale di questionari che perderebbe ben presto per referendum ogni simpatia. Ma l'istituto di cui si discute contrasta soprattutto nelle situazioni che esigono prontezza di decisioni col carattere politico o militante del partito e diminuisce la sua facilità di mobilitazione. Infatti. Abbiamo già osservato. È un'osservazione molto critica, certo, severa, certo. Molto. Abbiamo già osservato che le suddette questioni che richiedono una pronta decisione sono proprio quelle più importanti e che determinano il destino dell'organizzazione. Ma vediamo qui adesso fino a che punto arriva la fantasmagoria mentale di certi amministratori. Il cosiddetto emendamento Ludlow, fortemente difeso non molto tempo fa in questo paese, si parla degli Stati Uniti, e che prevedeva un voto referendum del popolo prima di entrare in guerra. Ma quando mai? Era certamente una notevole messa in pratica del principio sistema democratico. Certo. Cioè, ma non sarebbe. Ma tu, vai preso per il culo, no?
Oggi che gli Stati Uniti hanno sempre dichiarato guerra senza chiedere nemmeno il parere consultivo del Parlamento, ti immagini che inventandosi sempre delle provocazioni Belli, esterne, no, per l'Arbor, da sempre. Oppure l'altro, noi parliamo di nella prima guerra mondiale c'era ma la guerra contro la Spagna, ti ricordi? Sì, ma la guerra contro la Spagna, certo, la nave che certo è scoppiata nel porto dell'Havana, tanto per dire qualcosa. I pretesi argomenti contro l'emendamento erano o insulsi o ipocriti. I pretesi argomenti contro, perché avevano, ovviamente hanno protestato contro, non di meno era francamente ridicolo dal punto di vista pratico. Una guerra non avrebbe atteso la conclusione del pesante ed elaborato meccanismo del referendum generale. In effetti, il vero significato, distinto da quello formale, dell'agitazione per l'emendamento Ludlow non aveva niente a che fare con la democrazia, ma era una lotta contro la guerra imminente e l'allora esistente amministrazione. Ecco perché Ludlow aveva presentato, per bloccare l'attività di quella precedente amministrazione. Si può osservare inoltre che l'uso più sorprendente del referendum è quello del plebiscito bonapartista. Hitler e Stalin hanno seguito le orme dei due Napoleoni, dove il voto attribuisce la finzione della volontà popolare a quello che è già stato deciso. Dopodiché, quello che dobbiamo dire. E per oggi, cari amici, no, quello che è stato deciso era applicato. Era applicato. Cioè era già in atto quello che aveva deciso Napoleone. Perché il plebiscito ha voluto la conferma, perché era confermativo il referendum. Tanto avrebbero falsificato. Comunque avrebbero falsificato. Comunque quello rimarrebbe. Sarebbe rimasto. Come i plebisciti per l'unità d'Italia, no? I popoli delle varie degli vari stati e staterelli. Ma come il referendum sulla Repubblica e sulla democrazia. Sì, appunto. E sulla monarchia. Appunto. Che è chiaro ormai che ha vinto la monarchia. Usurai e truffatori. E l'hanno manipolato in modo che appunto apparisse quello che era il risultato. Se volete che voleva la soluzione, sapete sempre che dovete lasciare il cordone. E imparate da Marziale. Okay.